Sono qui in Corso Cairoli con Delfina di Extinction Rebellion. È in atto una performance. I ragazzi si sono calati dal ponte del Po, esponendogli gli striscioni. Delfina, domani consiglio regionale aperto. Cosa vi aspettate e perché state facendo questa manifestazione? Noi stiamo facendo questa manifestazione per rendere visibile alla cittadinanza che attraverso l'attivismo e il fatto di farci sentire come popolazione è possibile ottenere dei risultati. Il Consiglio regionale aperto è stato tenuto grazie a uno sciopero della fame fatto da Ruggero, uno di Extinction Rebellion, e quindi loro hanno accettato la richiesta di fare questo Consiglio regionale aperto alla società civile, in cui movimenti, associazioni, esperti di vario settore verranno lì a esporre come potremmo effettivamente agire oggi per gestire l'emergenza climatica ed ecologica qui in Piemonte. Le persone che sono appese sul Po stanno indicando metaforicamente, perché è la realtà, che l'umanità è appesa a un filo e che il Po di fatto è in secca, non piove da 2 mesi, e questo è uno dei grandissimi effetti della crisi climatica ed ecologica qui. Invitiamo tutti domani alle 9:30 davanti al Palazzo Lascaris a vedere la diretta del Consiglio regionale con noi, a farci sentire. Dobbiamo fare pressione al Consiglio. Cosa vi aspettate domani dal Consiglio? Siete speranzosi? Ma non ci aspettiamo niente di meno di quello che chiediamo, ovvero di approvare un ordine del giorno che abbia delle soluzioni concrete su come gestire la crisi climatica ed ecologica qua in Piemonte. Questo. Grazie, Delfina. Grazie. Eppure abbiamo deciso che non vogliamo far finta che questo problema non esista. Il problema è enorme e lo dobbiamo vedere per i nostri, per noi, per le future generazioni. Perché se non lo vediamo noi, non facciamo qualcosa noi, aspettiamo che sia la politica a gestirlo da sola, abbiamo sbagliato tutto, perché la politica è da troppi anni in ritardo. Tante parole vuote, troppe parole vuote. Quindi venite con noi domani. Facciamoci sentire, perché non siamo soli a pensare queste cose, siamo in tanti a pensarlo, ma dobbiamo trovare il coraggio insieme.